Ok. Come sempre, un buongiorno a YouTube del futuro. Era un saluto, però vabbè, è cambiata. Un saluto a YouTube del futuro, un saluto a Twitch ora. Demon's Souls si chiude. Considerando dove si è arrivati, sì, siamo vicino alla fine, quindi penso si possa tranquillamente chiudere oggi. Volevo ringraziare, prima di tutto, come sempre, chi recupera a parte, chi entra in live anche solo per salutare, e nello specifico un nuovo rincotonito, però su YouTube in questo caso. Il signor Gatto Cortese 302, lo ringrazio fortissimamente, enormemente, grazie, 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 grazie. Lui sempre più bello. Allora, piano d'azione. Piano d'azione era il palazzo di Boletaria. Manca solo l'ultima zona. E poi, fatto con il palazzo di Boletaria, via per la zona paludosa. E praticamente si è fatta. Sì, la Torre del Re. Che abbiamo tirato la shortcut l'ultima volta, quindi va bene. Ok. Potrebbe essere una live relativamente corta, ma non... Conoscendomi... Riuscirò a sminchiare qualcosa, quindi no problem. Il disco... che cazzo. Ok. Dai. Signori. Grandi. E via. Giro un attimino così. Li vedo meglio qua. Ok. Allora, tu stronza! Ma queste respawnano quindi? Mi stai dicendo? Interessante. Pezzo di pietra dura. Salve! Com'è? Oh merda. Ok. Ancora vivo? Come mai questa tua scelta nel... Ma chi è sta gente? C'è gente che non c'è mai stata. Com'è? Bam. Posto, beh. Ok. Erba piena. Allora, se loro droppano le erbe piene, come sempre, worth it. Com'è? Salve. Tiè. E tiè. Lui si era alzato senza alzarsi. Va bene. Sei erba piena. Allà. La scala, perché c'era la shortcuts. Quindi saliamo di qua. E... Ullala. Vorrei evitare di farmi abbrustolire dal signorino, quindi passiamo molto velocemente. Forse sono morto. Togliamo il forse, va bene. Come cazzo passo? Io non mi ricordo come si supera il draghetto blu. Correndo non dovrebbe bastare? No? Vabbè. Non è bastato. Intanto togliamo di mezzo loro. Ok. Via di qua. Forse non ho provato a mettere protezione effettivamente. Ecco qua che fa in tragedia. No, 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 guarda che finisce nella tragedy. Usiamo l'erba piena. Hola. Com'è?
Non ci provare. Chi è? Mi sento. Aia! Va bene. Via. Pugnale da lancio segreto. Quanto segreto? Non posso dire cazzate che non posso prendere robe perché divento una iena. Allora. Posa via questa, posa via questa. Ora, prendi. Infatti, non scherziamo. Quindi 25 è la capienza massima per... Interessante. Tutto molto simpatico, ma la mia domanda continua ad essere... Sto draghetto, no? Si può passare senza dover finire in quella maniera? La vedo un pochino complessa. Ti vedo in difficoltà. Vai. Ora teoricamente riparti da questo lato, no? Ok. Passiamo ora. Bah, dovrebbe essere andata. Va bene, va bene. Basta sputazzare, basta bordello che sta facendo. Silenzio. Stai calmo. Drop. Pietra degli occhi effimeri, ok. Oh no! Il Phantom, Dio strava, poraccio. Tieni. Sbagliato il timing, va bene. Ok. Non ci provare. Va bene. Bonk. 14.000. Scudo runico, spada runica. Va bene così. 47.000 anime. Puh. Let's go di sopra. E ora c'è lui. Il nostro caro amico. Certo è poco credibile come faccia. Però. Allora. Quanto saliva questo ascensore? Beh, nel frattempo. Aia. Ecco. Io nel dubbio. Sì, ho delle spezie. Butta via questo e andiamo. Com'è? Ai. Reallant, cazzato, ve? Voilà! Stai calmo. Ok. Oh no. Ok. Alla. No, sta roba no. Va bene. Via, via. Quanto è incazzato, va bene. Ma che cos'è la sputazzata mi ha colpito, ma dai. Bello questo attacco, le cose giuste.
No, cura, per favore. Mi sa che è finita protezione. Ho questa sensation. Beh, un colpetto alla volta. Dai, però. No, non capiamo. Va bene, fai sta roba. Nel frattempo, io direi, usiamo la spezia. No! Ok. Di nuovo ci ributtiamo. Va bene. Continua così. Ok. Dove va? Ah, dai. Basta! Sta spammando. E Allant, capito, però. Merda! No! Ulla. Sta combo, dove la metti? Sei poco simpatico, lo sai, vero? Chi è? No! Ullalalalalala. Protezione fra. Un guardia fra un. Fa un gran. Fa un gran lavoro! Va bene. Sei una rottura di coglioni noiosissima, lo sai, vero? Ok. Oh, Madonna. Scusami, eh. Yeah, il tempismo. No, mai sia. Cura. Ok. Vai. Sei una merdaccia secca. Dove stai? Sto a posto? Andato? No. Che dobbiamo fare? Ok, grazie. Buonanotte, Allant. Tum, 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 tum. 90.000 sghei. Va bene. Come hai sconfitto il mio riflesso demoniaco? Ma con quale voce? Immagino di aver divorato insieme. Il resto lo deciderà l'antico. Se così deve essere, allora verrai chiamato. Va bene. Va bene. Trono del falso re. Del demone falso re, l'uomo degli indicibili poteri che osserva serenamente il regno dall'alto del palazzo, è in realtà un impostore demoniaco che ha preso le sembianze del vecchio re Allant. Il vero re rimora con l'antico. Con l'antico. L'antico, signori, l'antico. Allora, il piano adesso è quello di aumentare di livello del tipo. Siamo ste due. No, ma magari non le mandiamo al deposito. 20.000. Tocco, tocco, tocco. Allora. Intelligenza, portiamola a 20 perché è bello vedere il 20. 4 punti poi. Culato? Curato. Facciamo 2 e 2, dai. Andiamo in questa maniera. Ho Avete finito? finito. E come sempre mi devo andare a scassare. Quindi. Si sale qui, ci si butta di sotto, splash. Ok. Ok.
Va bene, quindi riprendiamo la robetta. Let's go. Io però prima vorrei fare una roba, perché avevo ottenuto la chiave del mausoleo, mi ricordo. Dal povero Boletaria, ma questo era successo all'inizio, avevo detto che vabbè, sarebbe servita, però più tardi effettivamente. Penso sia arrivato il momento del tardi. Andiamo a vedere un attimino. Oh, mamma mia! Com'è pazzo? Questo uomo è pazzo completamente, via. Cioè, magari eviterei di ammazzarli questi, giusto? Considerando l'enorme numero di anime che mi danno. Cioè, voglio dire, quindi evitiamo. Oh cazzo! Via di qua. Via di. Oh, che palle che siete! Sì. Saliamo. No! Sono incazzatissimi. Di qua e qua. Bravo, bravo, bravo. Due erba mezza. Via dalle pale. Via pure tu. Cazzo, quant'è legnoso Demon's Souls comunque. Giocandoci, io non me lo ricordavo così, ma lo è effettivamente. Cioè, abbastanza legnosetto come gioco. Vabbè. Salve! E mo? Ulla. Dai. Bravo. Ti è erba piena, ok. E ora il mausoleo. Cerchi la spada del re. Io sono il vecchio re. Mostrami la tua forza, la potenza delle tue anime. Va bene. Poche parole. Preparati, valoroso cavaliere. Eccola. Non mi ricordo se questa è la. Ma cazzo! Ma non mi ricordavo attaccarsi in questa maniera. Va bene. Vai. 66. Madonna mia. Ce ne vuole di tempo. Parecchio. Ma va bene così. E si va in questa maniera. Ok. Oddio, si può fare in realtà. 4. Beh, questo 4 mi è piaciuto, interessante. Ok. No, liscio, vai col liscio. Ok. Sei dimostrato degno della mia ammirazione, giovane cavaliere. Io sono il vecchio re Doran e tu mi hai dimostrato la tua forza. Vatti avanti e impugna la spada del re. Ok, vado tranquillo. Prendo. Ulla. La Demon Brand. Allora, io non mi ricordo la Demon Brand. Con la gemella Soul Brand. Si è allontanato dall'essere demoniaca. Questa scala sulla tendenza del personaggio.
Ma mi manca qualche dente o sbaglio, no? Perché ho visto una faccia un po'... Vabbè, avevo intravisto qualcosa di particolare. E questa scala con la tendenza del personaggio, a differenza della Soul Brand, che scala... Oddio, questo era Demon, giusto? Sì. Ah, no, no, ecco perché. 14. Ecco anche perché. Normalmente quando dovrebbe... Dai, un pochino. Ok, non ho le caratteristiche. A differenza, dicevo, della Soul Brand, che scala invece sulla tendenza del mondo, se non mi sbaglio. Sì. Però adesso ti ringrazio enormemente per la spada. Ma se non ti dispiace, e se non hai niente da fare per la prossima settimana, stiamo un attimino qui a combattere ancora fino alla fine. Che dici? Tra l'altro mi chiedo come io possa aver preso la... Quella non è la... Ok. Ecco. Incazzato. Si è incazzato e ora combatte in maniera seria. E questa cosa è preoccupante. Hai calmo. Dimostra il tuo valore. Manteniamo la calma, signor Doran. Olla. Mi era piaciuta quella rotolata. Piano con queste rotolate. Ok. Resistente, eh? Ecco qua. In che senso? Si è curato. Non ho parole. Non ho le. Non ho... Io non ho le merda di parole mi mancano, giuro. Mi mancano le merda di parole. Mi mancano le merda di parole. Ma sapete che vi dico? Il cazzo però, ci sono le anime là. Va bene. Va bene. Mi sa che conviene provare ad andare solo di backstab. Comunque sciotta, sì. Bella roba. Bella roba davvero. Bella roba davvero. Non ci facciamo incastrare da loro cortesemente. Gentil cortesia. Ok. Ula. Gente che vola. Ok. Quasi quasi io proverei ad andare a mettere poi quel 14 a destrezza per capire. Non me la ricordo la Demon Brand. Ricordo che unendole tutte e due si ottiene. Questo come fa? Ah, scusami, ok. Si dovrebbe ottenere. Cosa che fa il fabbro quello di Stonefeng? L'insegna del Nord. Teoricamente dovrebbe essere una delle armi migliori del gioco. Teoria, non ricordo. Bella roba. Ok. Ma quasi quasi guardia non gliene è fregato nulla, completamente. Farei un altro tentativo provando semplicemente con i backstab e basta. Perché non voglio fossilizzarmi su questo cattivone, su questo bravo ragazzo qui. Com'è? Poi sta cosa che è usato l'erba, fatelo dire, è un po' da figlio di puttana, se si può dire, scusami, eh. Che mo va bene tutto. Questo attacco normalmente? 47. 47. Riproviamo così. Cosa devo dire? Poi fai sti cazzo de roll, veramente. No, vedi, sta roba non deve succedere mai e poi mai. Backstab? 93. Cioè, è più il tempo dell'animazione che l'attacco stesso, il danno stesso, non ne vale la pena. Quindi andiamo in questa maniera e basta. Il problema è che se manco, lui praticamente mi ha fatto fuori, cioè. Guarda qua. Da sta roba. Ok.
Guarda sta minchia di roba. Vabbè, direi prendiamo le anime e fuori dalle palle. Decisamente. Decisamente. In una situazione diversa lo farei fuori. In questo momento proprio non ho la rottura di palle del doverlo combattere veramente, perché è semplicemente una stronzata. Ok. Quando in un gioco ci deve essere qualcosa che è sciotta, a prescindere, quello è un fallimento. È un fallimento. È una stronzata. Immonda. 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 Quindi niente, si prendono le anime e via. Onestamente. Avrebbe droppato il suo set, la sua armatura. E va bene. Simpatica come roba, però. Considerando a che punto sono nel gioco, non ne vale nemmeno più la pena a questo punto. Non mi ci metto, ecco. Sti cazzi. Va bene così. Ho deciso che deve rompere lo scocones, rompi lo scocones. Non ti fermerò io di certo. Allora, riprendiamo semplicemente le animelle degli mortacci sua. Però una domanda. Io ho una domanda. Non è che magari, un po' come il cavaliere. No, perché mi sa che finisce l'agro. Finisci l'agro, beh. Beh, tanto. Oh la Madonna Santissima, ma com'è? Ok. Perché il danno da caduta dovrebbe devastare tutti, teoricamente. Con la tua calma, Doran, tanto non è che. Vabbè. Fino a quando mi segue. Se non perde l'agro, meraviglia. L'ha perso. L'ha perso, eh? Ha perso l'agro. A tratti lo perde, a tratti. Devo stargli molto vicino. Ma vaffanculo, veramente. Ok. Cazzo, ho trovato il punto. No. Ok. Ho trovato il punto. Oh! Si è incazzato, si è incazzato, si è decisamente incazzato, Doran. Ok. Vieni. Tanto questa via al massimo. No, non ci provare. Devi venire, non l'hai capito. Devi venire. Affrontami. Che re della minchia sei? Scusami. Ula! Sono incazzato. Ma se non shottasse, magari. Voilà. Bella sta roba. Divertente come combattimento. È meraviglia questa. Vabbè, direi va bene così, dai. Direi basta. Direi basta perché è veramente una cosa poco divertente. Ok. Semplicemente si prendono le anime sti cazzi ora, veramente. Brutta roba. Ah! Andiamo.
signore. Sono morto? No, ok. Dove sono? Qua. Via di qua. E là. Perché se una roba deve arrivare veramente ad essere così fastidiosa, una rottura di coglioni pure, allora anche meno, cioè ne faccio a meno, ecco. Onestamente. Due di erba mezza. Giù di sotto. Aia. Ok. Erba crescente. Oh, non mi ha colpito. Non mi ha colpito quel. Non mi ha colpito. Diciamo cazzate. Cioè, va bene, però. Anime recuperate. Usiamo questo. E sti cazzi. A sto punto. Nel frattempo, comunque, mi sa che un livellino lo posso anche fare. E quanto a. Destrezza? 12. Non so le statistiche della. Però io non credo di averla mai realmente aumentata, quindi non ne vale la pena, mi sa. Questo momento. Boh, aumentare di 2 punticelli, vabbè. Non è una roba tragica, quindi va bene così. L'ultima zona del gioco. Che poi potrebbe essere anche la prima, perché dipende sempre da come vengono approcciate. Vabbè. Valle della corruzione. Arcipietra del condottiero. Questa umida vallata è la casa di coloro che la società ha rifiutato. Afflitti da veleno e pestilenza, città infame 0.1 praticamente, prima della città infame, gli abitanti attaccano i viandanti per offrire anime alla donna che ha mostrato loro compassione. Ok. Zona schifosella. In poche parole, ecco l'abisso corrotto. Non ha fatto niente ed è esploso quel carretto. Ok. Allora. Questa zona pestilenzosa, zona velenosa, zona schifosa, in poche. In termini più easy, più semplici. Salve. Allora, c'è un drop là. Questo è. Ah, il materiale famoso. Ok. Salve, belli, bello tu sei, simpatico. Che cosa stiamo facendo? Stai calma. Ok. Mamma mia sta zona. A me la verticalità sta veramente poco simpatica nei. Che cazzo è successo? Nei videogiochi. Vabbè, deve sbattere ovunque però. Capito. Cioè, deve sbattere ovunque sta minchia di arma. Veramente. Non vedo nulla io. Ok. No. Mamma, perché non devi colpire il nemico? Porca puttanalla. Puttanalla. Che cosa fa? Si incastra? Cos'è questo? Un topo enorme, uno skiver. Merda. Porca che ti ritrovi. Ok. Ok. Fa pazzo quest'uomo. Ok, così. Oh no. Oh, ok. Abbiamo. Anima di sconosciuto. Salve. Niente, il primo colpo se non lo danno loro non è ok il gioco. Completamente. Ah!
Ma in questo gioco l'Hyper Armor, niente, non niente. Se tu hai un attacco pesante, loro te lo fermano con un soffio. Va bene. Il concetto su Hyper Armor su Demon Souls non era ancora stato concepito, a quanto pare. Quanti cazzo siete? Ok. Un fastidio infinito sto provando. Ma porca puttana, basta! Allora, giù, di qua. Vedete? Anche perché Demon's Souls è più complesso rispetto a... Per un motivo semplicissimo, la mancanza di meccaniche che poi sono state implementate negli altri, effettivamente. Esempi pratici, no? L'attacco in salto, l'hyper armor stesso durante gli attacchi, cioè se io uso uno spadone pesante e loro mi stanno attaccando con uno stuzzicadenti, il mio attacco deve continuare, non può essere interrotto. Invece, a quanto pare, nella logica di Demon Souls, un soffio, una sputazzata, interrompe questo attacco. Cioè, questa è una stronzata meccanica. È meccanica questa, non è difficile perché è difficile. Non so se si è capito il discorso. Loto del nobile. Non so quanto nobile sto povero Cristo, però vabbè. Cioè, è quello il discorso. È una difficoltà un po' di merda, soprattutto per come sono messi i nemici, ecco. Fatte apposta proprio. Salve. Ovviamente non parte mai quello che gli dico che deve fare. Scheggia di pietra sacra. Anima di eroe sconosciuto. È molto meccanico Demon Souls. Sembra quasi... Il combattimento di Demon Souls è al limite del gioco a turni. Non scherzo, cioè sembra una stronzata da dire, ma sembra un gioco... Non mi sto potendo muovere. Ok. Sembra un gioco a turni. È uno scacchi continuo. Attacca il nemico. Devi aspettare. Ma non aspettare in stile. Devi punirlo. Tu proprio devi aspettare perché non puoi attaccare. Cioè, non c'è la possibilità di attaccare prima che loro facciano qualsiasi cosa. Cioè, è proprio limitante al massimo. Purtroppo. Un po' stronzo Demon's Souls come gioco. Aia, che schifo. Salve, com'è? Vieni qua. Buona donna, dica. Quale Ehi tu, vuoi comprare qualcosa? Il mio bambino ha fame. bambino? Io non vedo bambini. Stracciona. Non meriti di morire. Quindi lascia che ti dia un consiglio. Questo posto fulmina di parassiti confidiali. Dovresti tenere con te qualche loto per protezione. Già ne ho. Il prezzo della sopravvivenza non è mai troppo alto, vero? Signora, li ho i loti. Stia calma. Quanti anni sono passati da quando la strega Astrea è venuta in questa valle con quel cavaliere Calamaro, con quelle sue ridicole vesti bianche? L'ho vista guardare mio figlio con disprezzo. Sì, è vero, è davvero spregevole. Astrea. Poi è un vero demone, non che la cosa mi sorprenda. Dovresti tenere con te qualche... Beh sì, l'hai detto, cosa vendi oltre i loti? Termentina nera, ammazza, ammazza. Piccone da guerra, alabarda, talismano di Dio, freccia marcia. PF gradualmente, beh, un po' di robetta. Pff. Ho sprecato il fiato con te. Ma non ho capito Perché hai tutta questa... mandato la strega a tormentarmi? Va bene. Ah! Ecco, bellissima sta roba, complimenti. Questo è quello che intendo comunque. Cioè, non so se si sta vedendo il disco. Allora. No, perché qui c'è da fare una. Sono morto. Sono morto. Sono praticamente morto. Perché non posso. Non ho modo di muovermi. E di conseguenza. Non mi posso muovere.
Niente, completamente. Il mio... Non riesco ad attaccare. Non posso attaccare! Allora... Calma perché mi stanno girando non pochi coglioni, eh. No, è pazzesca sta roba comunque. Veramente pazzesca. Questa è una porcata di un livello abissale. Abissale! Abissale, abissale. È proprio una pecca di sviluppo. Chi cazzo è? Scusa. Boh, appestato. Io ho qualcosa che cura l'appestamento. Sì. Cioè, non saprei cosa dire onestamente. Erba crescente. Una stronzata semplicemente. Cioè, non... questa è meccanica, questa è una meccanica artificiale. Di difficoltà artificiale, totale, cazzi. Oh, merda. Salve. Allora, va bene, come sempre l'equilibrio. Lui non lo perde, io vengo devastato. Ok. Questa qua è città infame, più città infame della città infame comunque. Che schifo di zona. Che porcata di zona. Vabbè. Niente. Niente, niente, niente. Oh, signore santissimo. Clava grande. Sui denti la clava grande me l'ha data prima. Giustamente. Fai scherzi. Fai scherzi. Ovviamente. Uno. Ovviamente dovrà attaccare prima lui perché è scritto. Ok. Salve. Come sempre, voi sentite sto cazzo degli attacchi. Ok. Andiamo di erba mezza. E di qua. Boss? Non ricordo. Tre erba piena. Potrebbe essere già il primo. Sì. Cos'è un leech di Resident Evil 0? Oh merda. Wow. Sanguisuga. Via. Oh Lord. Va bene. Ok. Ok. Oh Madonna, è impazzito. Ok. Bel danno, c'è. Calma. Ok. Che fa? Prende vita, a caso. Ma vai a cagare, veramente. Quella quantità di boss inutili che ci sono su Demon's Souls è importante. Corpo rinnovato. Cioè questo è un boss. 10.000 anime, bah. Ok. Scheggia di pietra drenante. Io devo tornare in ogni caso. Non posso fare praticamente nulla con le anime che ho. Ma devo in ogni caso tornare per... killarmi. Anima demone inquieta. Ok, quindi... via al Nexus. Risatina di Rito. E via.
Intanto voglio riparare. Sono fortunato. Sono un ragazzo fortunato. Che fretta c'è? Dove vai? Che maleducazione. Che via. Ok. Allora, riprendiamo le souls. Uff. E torniamo alla paludozza. Palude del dolore, arcipietra del demone sanguisuga. La valle della corruzione conduce a una palude traboccante di impurità. Un nido di putridume, creature ributtanti e malattie infettive. Ah, una situazione tranquilla, ecco. Va bene. Malattie infettive. Cos'hanno? L'HIV? Cos'hanno? Palude del dolore. La palude dell'HIV. Allora. Che pertugi? Salve! Altri skiver. Mamma mia. Ok. Ok. Prevedo drammi. Prevedo drammi. E si è passato dalle 19 anime che davano prima alle 116 di ora. Troppo. Dottore il nobile. Ancora sti disperati. 91. Coi danno, scusa. Va bene. Oh, Madonna. Ah, tra l'altro giusto, il movimento è anche limitato in zona. Bene, meraviglia. Mamma che schifo. Non posso rotolare di nulla. Ah, perfetto. È proprio perfetto. Ma si può dire che sono nella merda più o meno? Ah, avvelenato, quindi proprio è velenosa, benefica. Va bene. Buono, dai. Buono. Buono, buono. Perfetto. Beh, meno male che abbiamo diversi. Esatto. Di questi. Ehi, calma. Poi non c'è una barra che indica a che punto sia l'avvelenamento. Non c'è nulla. Si va a fiducia. A fiducia. Ma sì, su Demon Souls. Mamma che schifo comunque. Su Demon Souls si va a fiducia. Va bene. Tipo. Animo di re antico. Ok. E infatti, vabbè. Che cazzo ti devo dire? Ma che cosa ti devo dire? Va bene. Ai ai ai. Non ti bloccare! Madonna, la città infame prima della città infame. Va bene. I loot, il drop, i drops. Prendiamo tutto. Prendi. Pietra drenante. Falce da guerra. Erba nera. Spada spezzata.
Vedo. Oh, porca merda. Mildred? Mildred, sei tu? Come supera la capacità di trasporto? Oh, stronzo. Via sta roba allora. Via, 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 via. Ok. Erba, 11 erbe crescenti. E là. E lei? Chi è? Certo che combattere qui è particolare. Bene, fa piacere. Forse non si può combattere qui. Ma veramente, comunque. Cioè, davvero? Seriamente? Seriamente. Cioè, serio. Ma c'è un anello tipo che... No, perché... Ora non mi ricordo. Sicuramente ci sarà. Almeno io non mi ricordo se come su Dark Souls c'è l'anello che permette di muoversi in maniera come Dio comanda anche nei posti più complessi. No, perché onestamente quella lì è una stronzata, cioè non mi aspettavo nemmeno quel danno, va bene. Mamma mia, veramente, vabbè. Andiamo. Guardate, veramente, cioè, è una roba comunque di uno scassamento di palle atroce. Che palle comunque. Cioè, ora io non mi ricordo nemmeno dove ero andato effettivamente, questa è una strada diversa comunque. Niente, va bene. Ok, fai come dici. Fai come dici. Qual è il problema? Perché non rotola qua? Ma tutto a posto? Boh, non lo so. Penso di essere morto là più o meno. E credo. Sì, là sono morto, vedo. In lontananza il fascio di luce della pozzetta. Sì, ma di nuovo, ok. E no, devo trovare un punto, ecco, tipo questo per combattere, perché sennò va a finire di nuovo in quella maniera, cosa che vorrei evitare. Però non mi aggra la signorina. Cioè, di rompere il cazzo, poi rompe il cazzo tranquillamente, però non aggra. Ora malgrado mi sa. Ok. Via. Divertente. Sì, è divertente questa roba, molto divertente. No. Ok. Ma io nel dubbio. Ok. Mai, non per sfiducia. Però una roba, cioè, io, cioè non ce l'ho io, non lo devi avere tu. Non ce l'ho io, non, ce lo, non lo deve avere lei. L'hyper armor. Due coglioni però. Pezzo di pietra sacra, due pietre degli occhi effimeri. Che stronzata! Che stronzata! Anello del gatto. Il leggendario anello del gatto. Sbocca lui. Com'è? Come andiamo? A lui fa male la schiena. Vabbè, ci sta. Poraccio. Trementina nera. Sento suoni. Pezzo di pietra drenante. Aia.
Sono in una posizione poco comoda i signorini qua. Che se mi guardano. Ah, se non mi vedono. Se non mi vedono. E riesco a fare il move. Niente, non è successo niente. Calmi, tranquilli. Quello può stare là, onestamente. Oppure la rischio. Ok, so, fa una cazzata. Mi ha visto. Mi ha visto. Mi ha visto. Mi ha visto? Mi hanno visto. Ah. E tra l'altro loro camminano tranquillamente qua. Però aspetta, quello grande. L'importante è quello grande che. Ok. Adesso. Tu stai molto calmo. Porca Eva. Vai, 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 bene, bene, bene. Via, 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 via. No, non esisto, non esisto, non ci sono. Madonna, mi insegue. Le zanzare. No. Dove sono? Sono caduto. Merda. Beh, in tragedia è finita. Finita malissimo. Anello del ladro, un altro. Quanti cazzo di anelli? Madonna il. Ora mi inse. Non è possibile comunque. Non è oggettivamente possibile sta roba. Cioè, le mosche mi tolgono l'equilibrio. Ecco qua. Sto paio di palle comunque che non mi segue. Ok. Vabbè. Tosto come un toro. L'equilibrio non lo perdi, ma in compenso mi sciotti. Che brutta merda sta roba. Che brutta cacata. Che brutta cacata comunque. Ti devi muovere! Che schifo! Madonne! Ora si avvelena. Ve? No, ok. Erba nera. Oh, Madonna, la difficoltà. Via, di qua. Ai ai ai. Madonna, l'esercito delle zanzare! Schifo, via. Via, 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 via. No, no, no. Combatterle onestamente, volano pure. Complesso, complesso. Sono caduto, bene. Ovviamente non si muove, manca a pagarlo. Ah, di nuovo loro. Gli schifi. Ok. Oh merda. Cadono dal cielo. Madonna, quante. E che cos'è? La famiglia. Femilice. Ma cadono. Ma sono infinite. Oh cazzo. Ma quante cazzo sono? Ma così crasha il gioco ad un certo punto. No, aspetta, aspetta, aspetta. Il terrore è quello. Non le guardiamo, non le guardiamo. Perché la paura è che continuando a scendere. Non può capitare? Non lo so. Tipo il gioco crasha, non le regge più. Mi terrorizza un po' come cosa, quindi vorrei evitare. Allora, vediamo di qua. Cadi dal cielo come un capolavoro. Oh merda. No, due no. Due no. Quindi se riusciamo tipo a portarne uno. Ok. Che comunque già mi schiatta. Perché ovviamente il movimento fa ridere su questo gioco.
attacco e devo prendere il danno. Un attacco e si deve prendere il danno. Vabbè, è abbastanza tutto calcolato, dai. Che cosa sta succedendo lì? Tu? Mal di testa? Oh, lo vedo confuso. Ok. Tutto a posto, come sempre. No, no. Cura. Via. Attacca. Che cosa sta facendo questo? Malattia. Ok. Il potere della malattia mi ha avvelenato dopo che è morto 20 minuti fa? Fammi capire. Bene. Ok. Se vado di qua, che roba troviamo? Magari la strada giusta. Ula. Di là c'era la nebbia, ok. E la strada mandatori, però. Salve! Non le colpiamo manco per sbaglio. Non le colpiremo mai! Vabbè. Io devo combattere le mosche. Ok. Va bene. Pezzo di pietra midollo. Scheggia di pietra midollo. Un'erba mezza, ci sta e via. Cadi. Salve. No, ovviamente non ti colpisco perché fai scherzi. Allora. Ok. Ok. No! Bene, vedo uno schifo. Ah, è da dove? Ok. Penso di ricordare, penso di aver capito. Magari becchiamoli. Mamma che schifo. Cioè, guarda lo schifo. E da dove cadevano? Beh, immortali a quanto pare. Che fa? Schiattiamo? Ma non possono. Domanda. Attacco normale. Ah. Ok. Ora mi sa che lì, insieme a loro, dovrebbe essere caduto qualcosa, un drop. Io proverei un attimino a tornarci. Ritornando indietro. Qua. Poi di qua. Ok, qua. E già si vede. Che cos'è? Che bello. Non me lo ricordo, era bello importante forse. Madonna quante sono, come sempre. Renato, vabbè, ma ormai è una. È classico, è un classico. Facciamole tutte fuori anche perché sono anime, quindi, sti cazzi. Anime drop. Magari stiamo molto attenti comunque. Vediamo di far stronzate. Manco si vede chi è vivo e chi no. Cos'era? Lo spadone della luna! Ok!
Quindi si trovava qua su Demon Souls? Scala S. Fede? Che cazzo è quella? Non è Fede? Ok. Ok. A quanto pare su Demon's Souls c'è un'arma Fede. Va bene. Bene così. Comunque eccolo. Allora. Ormai le statistiche sono troppo avanzate per poter pensare anche solo di usarlo prima o poi. Quindi va bene. Ma sono avvelenato, vero? Perché vedo un alone di merda intorno a me. Quindi penso di sì. Decisamente, ok. Erba mezza e via. Allora. Ah, di nuovo la signora. Com'è? Eppure io. Vuoi comprare qualcosa? Ti prego, il mio bambino è malato, ha bisogno di te. Ma vorrei vederlo. Vabbè, compriamo, dai. Ah, ti sei... Là. Ok. Ha fatto provviste. Dai, prendo uno di questo. Prendo... Non posso trasportare... Ok. E prendo 5 erbe piene. Dai, ora te le ho date le Questo posto è un ammasso di spazzatura. Tutta anime. la Oh Gesù. vecchia del mondo, viva o morta, finisce qui. Per fortuna ho ancora il mio bambino. Ma chi è questo tuo bambino? Da quando quella demone è arrivata, tutto è andato storto. Questo era un posto migliore prima di lei. Ero la luce degli occhi di tutti gli uomini. Sei qui per liberarci di lei, vero? Beh. Non avere pietà. Per È abbastanza incazzata. Ok. fortuna ho ancora il mio bambino. Solo questo. Solo questo? Voglio vedere il mio bambino felice. Quante cazzo di anime ti si dovrebbero dare, scusami? 6.000? 6.000 mica so poche. Non le ho date a tutti i mercanti del gioco, 6.000 anime. E le ho date a te. Oh, signore. Ok. Ah, ne basta, sento suoni, via. Madri mortacci loro, capito però. No, 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 stai calmo. Quanti siete? Il palo, palo pieno. Ok. Questo? Mamma mia. Oh, ma sta zona de merda comunque. Niente, non ce l'hai per arma al solito. Stessi discorsi dall'inizio alla cazzo di fine. E si deve fare con molta calma sta zona. Ok, wow! Quanto sei simpatico, cazzo. Ma quanto sei simpatico. Non vedo niente. Ok. Qua non si fa niente. Salve. Madonna, la telecamera è difficoltosa. La vedo in difficoltà la telecamera. Boh. Ok. Erba calante. Erba calante arriva, arriva, erba calante arriva, arriva. Non questo attacco. Ok. Va bene. Ti sento, ti vedo anche in realtà. Ok.
Che palle che siete! Spezia stagionata. Ok. Beh. Che sento? Ah, eccoci. Eri tu. Anima di eroe sconosciuto. Anima di eroe antico. No, non fare le tue cose strane. Tue stregonerie, grazie. Shotel. Ok. Questi si possono prendere. Dubito. O comunque. Non sale qua, beh. No. Qui dentro? Qui, ok. Ah, gelatina d'erba. E questo? Freccia marcia. Marcio. Che cazzo, allora sono finito. Marcio. No, vorrei tornare un attimino. Per favore. Ok, grazie. Complimenti. Va bene, lascialo stare, per favore, per l'amor di Dio. Piglia ste cose e via. Scheggia di pietra sacra. Mi sono perso? Mi sono più o meno perso? Ma io vedo ancora dei drop. Però andiamo verso i drop. Erba nera. Ok. Vorrei semplicemente tornare dove ero prima. Di qua. Penso di sì. Erba nuova cura anche gli effetti di stato? No, abbiamo buttato un'erba nuova, bene. Altri di questi stronzi. Ok. Allora. Non sale? No. Ok. Di qua. Sì. Oh, piano. Ok. Di qua. Ok. Ecco. Secondo boss. Entra. Colosso immondo. Che cazzo. Oh merda, non ho. Non ho il mana. Non ho il mana. No. Puttana Eva. Facciamo stronzate gentilmente. Vabbè, bellissimo come boss anche questo, devo dire, una meraviglia. Mi fai usare la roba? Ok. E che spara, che cos'è? Chi è? Oh cazzo, si è un attimino alterato. Aia! Siamo lì dietro. Ah, vabbè, è proprio in difficoltà, vabbè. Poraccio, se gli si sta dietro. Cos'è che. Che cosa. Cosa sto guardando? Vabbè. Ok. Beh, più o meno sei andato, beh. Oh no. Let's go. Demone sconfitto. Ok. Adesso 40.000. Anima e demone erosa. Ma si torna un attimino al Nexus.
Voglio mettere quel punto a destrezza per vedere più che altro la Demon Bread. Allora, dove sta la signorina? Eccola. Che fa? Signorina? State cercando il potere. Yes. Quindi mettiamo quel punto, quel punticino. Sono un'altra roba. Famo vita. Famo vita. Dov'è? Ah, giusto, l'avevo messa nel deposito, quindi. Metto una. No, no. Le armi. Questa via per ora. Questa via. Dal tuo lato. Invece vorrei prendere, esatto, la demon. Avete un cuore d'oro. Bene. Bene, bene, bene. Come l'abbiamo presa, la riposiamo a questo punto. Salve. No, perché 144 non è il caso. Allora, io forse un altro livello arrivo a farlo perché un po' di anime le ho. Forse, eh? Sì, un livello. Sempre a vita a sto punto. E va bene così. Abbiamo finito. Ci si va di nuovo a killare. Ok, e giù. Riprendiamo le animelle. Eccole. E di nuovo per quella che a questo punto è l'ultima zona realmente. Rifugio putrescente, arcipietra del demone colosso immondo. In una palude infestata da creature immonde si trova una sudicia vallata. I poveri si recano qui per offrire le loro anime e porre fine alle proprie sofferenze. Va bene. C'è un'alone di felicità attorno a questa. Proprio di serenità e felicità attorno a questa zona. Fa piacere, dai. Allora, Lora, calma. No, c'era un drop. Magari. Aspetta, prima di scendere di sotto in questo modo disperato, prendiamo il drop. Lotto della vedova. Ok. Non mi piace vedere la vita in quella. Perfetto, adesso sì. E questa è Astrea. Sì. Praticamente l'ultimo boss del mondo in questo caso è l'ultimo boss prima dell'ultimo boss, effettivamente prima del boss finale nel mio caso. Va bene, via. Che poi è una gimmick, ma vabbè. Gar Vinland. Ritornate incolume. Astrea. Realmente il boss è Garl perché lei combatte, ma nemmeno. Monstri fragili, uccisori di demoni. Questo è un luogo d'asilo per
per gli smarriti e gli afflitti. Bello Non sei. c'è nulla da depredare o saccheggiare. Vi prego, andatevene. Ma io me ne andrei pure, però. Eccoti, Carl, amico mio. Ma non è che magari ti sposti e la facciamo easy, no? No? E lo vuoi tu? Madonna, lui va di Perry, vero? Stai attento a quello che fai. Ok, che poi. Poi io non voglio essere polemico adesso, giusto? Non vorrei essere. Poraccio! Sai cosa ci si sente allora? Oh no, come ci si sente? Cosa ci si sente? Ma che lingua era? Come ci si sente? Madonna, dai! La deve fare complessa all'ultimo. Si sta curando, vero? Ora mi stai sul cazzo, seriamente. Mi stava prendendo a colpi di campana. Che cazzo. Ricurati, te lo giuro. E sei un essere immondo. Vabbè. Che fa? Devi attaccare o no? Madonna mia, ragazzi. Vedi di non. Diletta Strea. Vedi di non rompere le palle adesso. No, aspetta, però la roba sua la voglio. Cioè. Scherziamo. Dicevo, non voglio essere polemico, però il design di Garl Vinland. Ricordo un attimino. O almeno se devo essere polemico, lo devo essere con Dark Souls 2 in questo caso. Mi ricorda un attimino Velstad, no? Ma diciamo che c'è una certa somiglianza. Mettiamola così. Erba calante. Queste le poserei, onestamente. Ok. Astrea. Hai finito? Puttana Eva. Appestato. Hai finito, eh? Forse mi bastava. Parla. Sì, no, non volevo skippare. Che sta succedendo? Ma cosa è successo? Non volevo skippare. Va bene. Vabbè. Poraccia. Non volevo skippare il dialogo sbagliato. Vabbè. Anello della preghiera sincera, anima demone puro sangue. Santuario dei Perduti, arcipietro del demone Astrea. Astrea era la sesta santa e viveva con coloro che attendono la morte nella valle della corruzione. Si votò a un demone anziché a un dio crudele, per lenire il dolore della gente. Alla fine la sua era anche una buona causa, giusto però. Andava fatto quello che andava fatto. Aia. Il momento. Ok. Boh, ok. Bello profondo. Eh sì. Non ha senso uccidermi ora, no. E tanto è la fine. Cioè ci siamo, praticamente. Ci siamo. Intanto ti volevo controllare. Ma posso livellare prima che ci buttiamo di sotto a fare il danno? Diga. Ascoltate Aia. una voce del passato. L'antico vi chiama.
Scendiamo nella sua tana. Scendiamo nella sotana, con che voce... Oh merda. Ah, proprio senza... Ok. Così, giù di sotto. Questi piccioni molto Antico. erano un po' fermi. Vabbè. Un nuovo demone. Stanno volando fermi. Vieni ora, sii buono. Sì, buono. Ok, e io dicevo quelle, che cosa sono? Diciamo che nel filmato, nella cutscene, volavano, ma non volavano. Erano un po' particolari. Eccoci comunque. Ah, questo è toccabile. Ah no, ma solo per tornare al Nexus, ok. Questa zona... In che modo è esplorabile? Se è esplorabile, perché vabbè, davanti si va semplicemente. Si va semplicemente dall'antico. Però. Di qua? Niente? Una spiaggia praticamente. O comunque, no. Un deserto, una spiaggia desertica, no? Quindi un deserto. Poche parole. Cioè. Va bene. Ok. Salve. Com'è? Beh, si sta avvicinando. Dica. Scendiamo nella sua tana. Siamo già scesi. Siamo già scesi. Va bene, la vedo confusa. Ma non posso livellare, cioè io non posso. Va bene. Sei stato scelto dall'antico. Sì? O sei stato accecato dal Ma monumentale? perché parli da un citofono? Qualunque sia la tua scelta, sei il nostro primo ospite. Sii il benvenuto. Senti, facciamola finita una volta per tutte.
Posso mettere l'arma a due mani? Grazie, i menchia, non è ok. Via. Re Allant. Certo, hai visto con i tuoi occhi Salve. il dolore e la sofferenza di questo mondo. Ma Dio è un ser orgoglioso e così ha creato l'antico. Veleno contro veleno. L'antico si nutrirà delle nostre anime e metterà fine a questa guerra. Cioè, per farvi capire, no? Questo è il boss finale del gioco. Questo è il boss finale del gioco. Ok. Wow. La Soul Brand. Questa invece scala. È molto meglio. Tra l'altro non è uno spadone pesante, quindi a livello di anche movimenti, no? E cazzo, tutta un'altra storia, effettivamente. È stata tramandata di generazione in generazione nella famiglia reale di Boletaria. È una spada nera che fa il paio con la gemella di Imbrand, esatto. Dopo che Allant ascese al trono, è sempre rimasta in possesso del re. Il vecchio re Allant preferiva questa lama perché il suo potere aumenta man mano che l'anima del portatore diventa demoniaca, ma quindi... Però non è... Non... Non ho tanto capito la tendenza del personaggio. Ok. E signori, praticamente... Questo è Demon Souls. Cioè, questo era il boss finale. La prima volta che l'ho combattuto... Ma si parla dell'originale. Poi giustamente sapevo già di cosa si trattava nel remake, il boss finale. Ci sono rimasto di merda. Pensavo fosse semplicemente una prima fase. E poi magari, non lo so, diventare una bestia clamorosa. Invece era questo è il boss finale. Praticamente un nemico normale di Elden Ring. Va bene. Il vostro lavoro è finito. Tornate di sopra, uccisore di demoni. Il Nexus non vi imprigionerà più. Riporterò l'antico al Mi suo piace lei segno. come ha il lucidalabbra. Cioè, immagino tutta questa situazione lei con il lucidalabbra comunque. Vabbè. L'antico ed io dormiremo di nuovo, come è giusto. Potete andare ora. Tornate al vostro mondo. L'antico ed io potete. E va bene. Vi ringrazio. Finalmente. Finalmente. Posso vedere la fine? Superata questa nebbia, abbiamo finito.
l'antico e la fanciulla vennero avvolti dalla nebbia. Boletaria fu risparmiata dai demoni, ma perdette la conoscenza delle arti dell'anima. Le anime perse durante il pandemonio non furono mai ritrovate. E oggi il mondo ha un altro monumentale a tenere insieme il suo instabile tessuto. Un nuovo eroe coraggioso, di un potere senza precedenti. E il primo è andato. E live, sì, un po' più corta effettivamente rispetto alle altre, ma giustamente era questa la tempistica per arrivare a chiuderla a questo punto. Quindi va bene. E se dovessi dare una valutazione, la do sul remake, giustamente, avendo giocato ora questo. A me il remake di Demon's Souls non ha fatto impazzire, onestamente. Per un semplicissimo motivo. Un remake, io questo lo vedo più come una remastered. Ecco. Un remake dovrebbe essere un qualcosa che va anche un attimino a modernizzare quello che poteva essere stato il prodotto originale. Questo Bluepoint lo sa fare. Diciamo che in tante meccaniche, purtroppo, Demon's Souls Remake richiama tragicamente quello passato, questa legnosità nei movimenti, questo gioco a scacchi quasi, sì, che non è tanto un... non è quel concetto base di devi attacca il nemico e lo punisci, no, perché negli altri Souls ragioni anche in base all'hyper armor, ragioni anche in base all'equilibrio, cioè ci sono ragionamenti diversi che potevano, a parer mio, andare ad implementare, comunque modernizzarlo, riportarlo in quello stile lì. No, va bene. Poi, per il resto, è Demon's Souls. È Demon's Souls, è un gran bel gioco, cioè non gli posso dire altro. Stavo pensando, potevano far meglio? Sì, però alla fine hanno fatto il lavoro, quello che dovevano, va bene, quindi va bene, lo hanno reso rigiocabile, ecco, questo più che altro. Per il resto, ripeto, live un tantino più corta rispetto al solito, ma la tempistica proprio per averlo chiuso è stata questa. Domani si continua, in questo caso, con Resident Evil, con la Evil Saga. Avendo chiuso questo qui, ovviamente si continua con gli altri, in ordine, in quello che deve essere il loro ordine, quindi il prossimo sarà invece il padre del Souls-like, ovvero del Souls, il padre di tutto, no? Il primo Dark Souls. E quindi va bene. Sempre alternato a Demon's Souls.
è questo. Io, come sempre, a questo punto, queste cazzo de urla piano, come sempre, volevo dire, ringrazio chi magari è entrato per poco in live, chi recupererà il tutto a parte su YouTube, post caricamento. Chi, come sempre, supporta al di fuori di Twitch e YouTube, in ogni caso, supportando, in ogni modo, ogni forma di piccolo incoraggiamento, sempre ben accetto. Questo. Worldwide Studios. E quindi niente. A questo punto, signori miei, dal vostro amichevole Fulmicotone, da quello che... eccolo, dal signor Dio Drago in questo caso, è tutto, e direi che ci si becca alla prossima, quindi a domani.